Giulia, che stai combinando? Niente, quest'anno i fiori dobbiamo tenere alti. Lascia, e dai! Allora. Ah, sei pure fiera? Sei fiera di questa cosa? Sei fiera? Dimmi. Dimmi che ci stai. Buongiorno, sono illuminata per metà. Vabbè, ho provato ad abbassare le tendine, però il filo è ingarbugliato e non ci riesco più di così. Allora, sono sul balcone, mi sto rilassando dopo una giornata, perché adesso saranno tipo le 4 del pomeriggio, è sabato, quindi i bambini sono rimasti a casa. Ecco, Ciao! ciao, e non vi dico, aspetta che sono col braccio così, e non vi dico perché mi hanno fatto impazzire. Forse avranno detto mamma. Quante volte avete detto mamma oggi? Aiuto il sole. Quante? 13. 13, magari 13. 13 milioni? No, 13 13, sono. va bene, 13. Ma cosa sto toccando? Adesso Mirko mi ha chiesto di vedere i Paw Patrol, anzi lui li chiama i Pumbatrol, a voglia che gli dico si chiamano Paw Patrol, no, sono il Pumbatrol, va bene. Detto così, sto nella speranza che magari una ventina di minuti c'è un po' di silenzio, ma È non credo. finita, Ah, è finita. mi alzo, ecco, mi metto così. C'è appunto anche la serranda abbassata perché anche oggi è una bella giornata. Ci sono 19 gradi, anche se ho visto che poi dalla prossima settimana porterà pioggia. Il che vi dico la verità, mi dispiace sì, ma un pochino no. Perché settimana scorsa c'è stata una corrente, una perturbazione, non lo so, dal Sahara, che ha fatto tutto il cielo, era tutto arancione per tutta la giornata, stranissimo. Poi ha piovuto tutta la terra e ho ancora tutti i balconi, non solo io, tutti praticamente, pieni di questa terra che sinceramente non mi va di pulire. Ora vi faccio vedere. Ecco, vedete? Ovviamente sotto sentite i rumori perché nella piazzetta ci sono i bambini che stanno giocando ed è tutto sporco pure qui. Ed è un lavoraccio. Poi ci sono alcune parti dove in realtà non riesco neanche ad arrivarci, magari con la pioggia. Fa tutto lei. Tra le cose che ho dimenticato di farvi vedere, ce n'è una importantissima che riguarda la cucina. Perché vi ricordate, no? Ve l'ho sempre fatto vedere, anche c'è anche il video sulla cucina, che avevamo il lavandino piccolino. Allora, dovete sapere che noi quando abbiamo preso questa casa non c'era niente e ci è stata data nella primavera del 2020, quindi piena pandemia, tutto chiuso. Tutto, tutto, tutto. L'unica cosa, l'unico negozio aperto e fruibile per poter fare qualcosa era IKEA. In fretta e in furia siamo riusciti a fare la cucina, però ovviamente tu ti metti davanti un computer dove tu inserisci i moduli con le metrature e tutto, quindi te lo dice, però se c'è un inghippo, un errore. Quale pipì? Quindi non fa la pipì lì. Se c'è qualche inghippo, non è che ti trova la soluzione, ti mette rosso e via. Dopodiché tu ti interfacci con, e ne attento che cadi, ti interfacci con gli impiegati di IKEA e loro dipende, se ti capita quello bravo, bene, se ti capita quello una ciofeca, ti è capitata la ciofeca. Probabilmente a noi capitò la ciofeca che ci disse che il lavandino doveva andare solo in quel modo e basta.
Ma poi, siccome noi siamo di mille risorse, abbiamo conosciuto un ragazzo italiano, ma di origine rumena, che fa questi lavori con la cucina, con montaggio e tutto il resto. Abbiamo spiegato, ha detto: no, 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 riusciamo, tagliamo lì il top sopra la lavastoviglie. Ho cambiato il lavandino. Miracolo. Abbiamo cambiato il lavandino, ne abbiamo comprato uno da Ikea e adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, finalmente un lavandino come si deve. Ce l'abbiamo fatta, ecco, ci ha tagliato qui il pezzo da sopra sopra la lavastoviglie, a posto, felicissimi. Nel frattempo io oggi mi sono anche dedicata, vabbè, a parte quello, ho sistemato tutte le galline di Pasqua. Ce l'abbiamo tutte quante, così sono a posto. Anche qui al tavolo. Ecco, in realtà le avevo poggiate per caso, però ho visto che ci stanno bene e li lascio così. Ecco, ovviamente c'è il controluce. Questi qua sono coniglietti di ceramica. Bello. Volevo mettere anche gli stickers alle finestre, però per quel problema aspetto la pioggia. Almeno perché ovviamente dentro sono puliti, però fuori sono tutti macchiati. Aspetto la pioggia. L'altro giorno sono stata da Lidl e ho preso queste due cose. Ecco, ho preso questi qua da mettere lì nel portacioccolatini. Non so quanto dureranno. Preso questi e poi dov'è? Ah, ecco, era nelle cose già aperte, senza, però era carino e gliel'ho preso. Infatti non mi ricordo neanche il prezzo, sinceramente. Preso questo completino, Giulio, proprio bello, primaverile. Qui c'è la magliettina con il leggings giallo e una bavettina così sul bordeaux, proprio bello bello. Infatti adesso devo fare una lavatrice e ne approfitto. Ho le mani secchissime, per non parlare di queste unghie, vabbè, pazienza, se io non metto i guanti per pulire, così finisce. Oggi infatti mi sono fatto un po' di lavoretti per casa, però con i guanti non ci riesco. Ho anche una cesta di panni da stirare perché con l'arrivo della primavera e dell'estate, almeno per quanto mi riguarda, purtroppo mi tocca stirare perché ci sono le camicie, in inverno insomma maglioni, felpe non si notano, le camicie invece sì. Vediamo che se mi prende l'ispirazione, stiro qualcosa, se no pazienza. Comunque questo video sicuramente lo divido in due parti. Sì, perché siccome domani viene la vicina a tagliare i capelli, ovviamente merita una ripresa, soprattutto per Giulia, sarà il suo primo taglio. Ho detto vabbè, faccio un pezzo adesso e un pezzo e il pezzo domani, così facciamo una sorta di weekend insieme, Mamma, e sono vediamo. Giulia, dice domani. No, poi anche tu li tagli domani i capelli. Ma sono Giulia e io. Sì, li tagliamo tutti, pure io, ecco, Ah, sono sono abbastanza Giulia, lunghi, io sono. e tu, e poi domani Mirko Sì, tutti li e tagliamo. papà. Sì, li tagliamo tutti. Sono abbastanza lunghi, ma ovviamente non hanno più una forma, non hanno niente, infatti sono piattissimi. Vediamo, sicuramente faccio il solito un po' più corto dietro, più lungo avanti, così, non lo so, poi vediamo. Quello che esce fuori sicuramente ci impiegherà, boh, forse 5 ore. Qualcuno me l'ha scritto, attenta, magari ti sente. No, non mi sente perché comunque è straniera, cioè, voglio dire, parla solo tedesco e non ricordo, perché me lo disse tanto tempo fa, se lei viene dalla Serbia, però è qui da 20 anni, o se è ucraina del tutto. Il marito so che è un mezzo russo. Non lo so, sicuramente non chiederò nulla, meglio non parlare di queste cose, perché non so come la pensano, quindi evitiamo, però non lo so, mi pare di ricordare che fossero venivano dalla Serbia, però magari mi sbaglio, non lo so. Comunque, niente, devo fare la lavatrice, quindi faccio la lavatrice, e poi magari vediamo dopo, più tardi, non so se passo da lì a prendere due fragole, qualcosa, boh, ora vediamo.
mio dovere l'ho fatto. Ho stirato un paio di camicie, ne ho fatte due mie e due di Daniele e due dei bambini, così è un vestitino di Giulia, così siamo tutti contenti. In realtà volevo fare un'altra cosa, però non mi va. Praticamente ho tutte queste noci. Aspettate, accendo la luce. Ok. Che c'è, Willy? Qui ho tutte quante queste noci, però così non tanto le mangiamo. Le volevo schiacciare tutte, così le metto in un contenitore di vetro, che magari un momento di merenda o nelle insalate le consumo. Però non mi va. Adesso sono le... Che ore sono? Sono le 6:30. Daniele è rientrato prima, i bambini... hanno voluto andare giù con la bici e non so da quale lato vanno. Giulia, che hai combinato? Giulia, che cosa hai combinato? Che ti fai male? Guarda qua, guarda qua. Giulia, non mi strappare i fiori. Non mi strappare i fiori, hai capito? Non li strappare. Comunque, io mi ricordo, ho perso un attimo il filo. Vabbè, niente, per la cena stasera, belli che pronti, niente di prelibato o lungo da cucinare. Perché allora, in realtà volevo fare i panini, ma mi sono accorta che non abbiamo i panini, quindi niente panini, faccio scomposto, cioè il cordon bleu e patate. Metto anche un po' di insalata verde, così. Siamo a posto. I bambini il pomeriggio non hanno mai chiuso occhio, quindi questo vuol dire solo una cosa: che entro le 9:30, al più tardi 10 meno 10, dovrebbero addormentarsi. Speriamo, perché ho voglia di vedermi un telefilm. Dovrei anche vedere ancora la finale di LOL. Non abbiamo visto il finale di LOL, penso che ci manchino le ultime due puntate. Vabbè, comunque, visto che questo video è diviso in due parti, hai strappato ancora? Ecco qua. Non devi. Dai, guarda qui, guarda. Smettila. Dai, andiamo. Visto che... Oppala, sei pesantina, eh. Visto che questo video lo divido anche domani, direi che ci salutiamo. Eh sì, perché se no questo video poi diventa di, non lo so, 45 minuti. Fai vedere, i denti. Bravi, fai ciao ciao, fai ciao ciao, fai vedere che saluti. Vai, fai ciao ciao. Ciao ciao. Vai fare ciao ciao. Niente, niente, lei mi farà dormire. No. Vabbè, dai, ci vediamo domani. Giulia, e che cosa si è inventato, papà? Sei pronta? Sei pronta? Ed ecco il look finito, bimbi. Ecco Giulia, qua, Giulia, vieni qua a ti vedere. Olè. Allora, bravi, sedetevi, bravi. Bravi, Giulia. È un'altra bimba. Aspetta, ti dico così. Così, bravi. E guarda sempre cos'è un'altra bimba. Un'altra Un'altra bimba. bimba. Ok. Bravi, ora facciamo sedere Giulia. Ora facciamo sedere Giulietta. Giulia. Ehi! Guardate Nea pure com'è bello. Mirko, pure tu, un altro bambino. Sembri un ragazzino. E qua c'è Mirko e Giulietta. Va bene, dai, a posto. A dopo tocca a mamma e papà. Che state combinando? Il capitano. Attenti, ecco, leva subito i fiori. Giulia! Eccoci! Allora, che te ne pare di questo nuovo look? Ti piace? Ti piace? Sì?
Sì. Sembra di sì. Allora, anche io li ho un po' tagliati, ovviamente non riesco a farveli vedere perché ho Giulia in braccio, niente di che, l'ho soltanto un po' scalati, poi il taglio bello, un po' più fashion, lo farò quest'estate, quando scenderò giù al mare. Sì, ora tiriamoli tutti. Cosa vuoi? Va bene, ora... No, fai piano, non esagerare. Ok, vieni, oppla là. Noi adesso ci salutiamo? Sì? Ok, sì, no, salutiamo perché... No, no, non ne rimarrà neanche uno. Dai, ho capito. Noi ci salutiamo, grazie a tutti. No, ma scusa, non mi devi tirare i capelli. Va bene, noi quindi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vedi? Oh.